ma non fare un accordo qualsiasi. Forse qualcuno di noi pensa di fare un accordo qualsiasi. Qualcuno di noi pensa che qualsiasi accordo va bene purché ci sia un accordo. Il Sinagi, un accordo qualsiasi, non lo firma. Se non ci sono soldi, tanti soldi, il Sinagi, l'accordo, non lo firma. Questo lo dico, lo sto dicendo da un sacco di tempo. Il mio comitato direttivo, tutte le assemblee a cui ho partecipato, ha ribadito che noi non ce ne frega una mazza di fare accordi tanto per farli, che noi vogliamo riformulare un accordo nazionale con dentro una quantità economica che sia quantomeno importante o molto importante, perché delle briciole non ce ne facciamo niente, non ci servono e non difendiamo nessuno. Io lo ripeto qui, adesso, in questa fase delicatissima, in questa fase in cui la gente deve sapere che cosa stiamo andando a discutere. Poi quelli che dicono, che prima dicono tu mi discrimini dai 10 centesimi, poi scrivono li hanno buttati fuori, non li hanno spernacchiati, e poi quando vedranno che noi comunque dei soldi magari li portiamo a casa e loro saranno esclusi, perché se vogliono essere dentro il progetto ce lo devono chiedere di far parte di questo progetto, se no restano esclusi. Questi giochini di presa per il culo di chi sta facendosi un mazzo così per tentare di portare a casa qualche risultato, questi signori si possono anche, a parte che sono in quattro gatti e ormai parlano fra di loro e non si rendono conto che hanno nauseato tutti quanti, hanno distrutto qualsiasi possibilità di comunicazione che c'era su alcuni gruppi su Facebook. Il sottoscritto che era uscito da questi gruppi, che era uscito temporaneamente, quando raccontano quello che viene scritto là, se c'era una possibilità che potessi rientrare per poter mettere in diretta le situazioni, un po' di notizie per poterle dare a tutti quanti, sicuramente con questo clima io non lo farò mai, poi mi costringeranno a farlo, ma non lo farò lo stesso, perché sembra che lo sport migliore in questa categoria sia quella di sparare addosso agli altri, perché così non succede nulla, perché se succede qualcosa di buono poi faccio fatica a sparare addosso agli altri. Cioè, mi sembra francamente una roba che... Vabbè. Ecco, no. Ma siccome oggi ho detto che sei stato antipatico, lasciameli dire queste cose, perché vuoi fare sei una di quelle persone che porta il lavoro fino in fondo. Questa è una garanzia per un sindacalista. Allora, no, la cosa che volevo sottolineare è che chiaramente nella chat c'è molta discussione. Un punto mi sembra importante, se non altro da approfondire, sollevato. Scusa, Fabio, io non vedo la chat. Sì, no, la sto seguendo. La sto seguendo io. Un punto mi sembra importante, dicevo, che avrei sollevato anch'io, perché tu l'hai messo un po' come premessa di tutto il ragionamento. E cioè, a questo punto, il ruolo politico dell'istituzione, cioè a un anno o qualche mese, insomma, dall'applicazione della legge di riforma, è evidente che questi comportamenti difformi della FIEG cominciano, no, a mettere in discussione la stessa legge di riforma, perché non ne consentono poi l'attuazione. Ricordo appunto tutto il ragionamento sugli edicolanti categoria professionale, sulla stessa rete professionale, sul fatto che avessero maggiori responsabilità, sul fatto che la crisi sostanzialmente in qualche modo andasse affrontata con uno stile concertativo. E qualcuno l'ha sollevato, come sta accadendo in altre vertenze importanti in cui la parte politica, devo dire, molto di più con questo governo piuttosto che con altri nel passato, sta cercando di giocare un ruolo di maggiore incisività. Proprio questa mattina abbiamo letto qualche notizia del nostro GR a proposito del caso Ryanair, ma non è il solo. E cioè si configura un intervento del governo e delle istituzioni al di là della vertenza diretta, quindi il tavolo, il confronto sul più e sul meno, i posti di lavoro. No, il governo comincia a intervenire sul fatto che dentro un contesto di crisi come questo c'è bisogno di un'assunzione di responsabilità e atteggiamenti dilatori, quale quello della FIEG, che vanno avanti ormai da mesi, non dovrebbero essere consentiti, perché altrimenti non se ne esce più fuori. Io sono curioso, poi questa invece è la mia domanda personale, di capire poi il Fenaggi che cosa ha detto rispetto invece alla piattaforma originaria.
perché appunto le cinque sigle sono andate poi ad aderire al 15 gennaio, ma a questo punto che succede con la piattaforma originaria e il rapporto al Fenaggi? Su quest'ultima questione non bisogna chiedere a me, per quello che ne so, certo. io a oggi la piattaforma presentata alla FIEG è la piattaforma sottoscritta da sei sigle. Poi che non ci siamo trovati d'accordo sulla risposta da dare e sul fatto che bisognava insistere per l'incontro ieri, certo. Vabbè, su questo l'ho raccontato, ma la piattaforma nessuno delle sei sigle al momento ha detto che non gli va più bene. Riflessioni ulteriori nei prossimi giorni saranno oggetto di approfondimento da parte di ognuno di noi, però credo che al momento la piattaforma ha sei sigle e quindi per quello che ci riguarda, che ne sappiamo e che ci è stato detto fino a oggi, quella è la piattaforma presentata da tutte le organizzazioni sindacali, punto. Poi se qualcuno si vuole tirare fuori, cavoli suoi, se anche uno o due vogliono dire ma non mi piace più, che fa comodo, no. No, perché che ci sono diverse sigle sindacali che hanno esplicitamente diverse, almeno quattro, che su alcune cose, tipo tutti i soldi fissi, 10 centesimi, 5 più 2 sulle rese, eccetera, più la defiscalizzazione, su queste cose non faranno un passo indietro, certo. Quindi questo lo posso dire a nome dei Fenaggi e sicuramente di almeno altre 3-4 sigle. Sì, ma il punto è politico, scusa Giuseppe, perché nella lettera FIEG erano due i punti, cioè la data e questo richiamo ai sindacati a capire se il percorso tracciato, chiaramente un richiamo politico. E quindi sulla data si è scelta poi questa soluzione. Su quell'altra parte la FIEG allo stato degli atti ha preso, come si dice in gergo sindacale, la classica musata, perché nessuno poi ha pensato di mettere in discussione esplicitamente, almeno fino adesso, la piattaforma, ecco. Neanche? La piattaforma non è stata messa in discussione né pubblicamente con la FIEG né in privato, quindi i signori della FIEG hanno avuto una piattaforma, potremmo discutere se andare a punzecchiarli in un modo piuttosto che un altro, ma quella è la piattaforma di sei sigle, punto. Questo esatto. È. Io vorrei che fosse chiaro che la piattaforma è unitaria, è stata sottoscritta da tutti, è stata inviata alla FIEG col consenso di tutti, quella è la piattaforma. Se bene. Qualcuno avrà qualcosa da dire fra una settimana, un mese o sei mesi, lo dirà lui, non lo dico io. No. Per tutti, quella è la piattaforma. Il rapporto. Sulla prima parte vai. Sulla prima parte del discorso che facevi, io adesso non vorrei crearmi qualche difficoltà nei rapporti con gli altri colleghi delle altre sigle, però noi, per esempio, abbiamo già deciso che il giorno 16, cioè il giorno successivo a quello che dovrebbe essere il giorno dell'incontro con la FIEG, il giorno 16, martedì 16, noi comunque ci troveremo per o valutare come è andato l'incontro il giorno prima o per valutare altre cose. Sicuramente ci troveremo per decidere che cosa mettere in piedi. Adesso qualcuno mi dice che dobbiamo fare subito i COBAS. Allora, sotto Natale, se io vado a Pallone di Colanti e fai questa cosa qua, quello come minimo, se nella migliore delle ipotesi mi chiede di uscire dall'edicola. Nell'ipotesi normale mi butta fuori, nell'ipotesi peggiore mi corre dietro con un martello, perché sotto Natale molti colleghi è il momento. Nonostante il clima natalizio, no, non ci credo. No, certo. E per dire che sotto Natale io mi rendo conto che andare a chiedere di fare tante iniziative è complicato, anche perché non siamo come qualche anno fa di fronte a una legge che rischiava di venire fuori il 20 dicembre e noi rimanevamo liberalizzati senza più nessuna forma di tutela. Allora in quel caso lì si prendono anche decisioni difficili, pur sapendo che magari vanno non a buon fine. Cioè, noi qui siamo in presenza dell'avvio di una trattativa che non è né semplice né brevissima, quindi dobbiamo usare un po' di intelligenza. Però detto questo, noi 16 ci troveremo per decidere che cosa fare.
Per quello che ci riguarda, come Sinaggi, noi un percorso l'abbiamo già tracciato nel direttivo che abbiamo fatto ad ottobre, e cioè quando i colleghi del CDN e del Sinaggi chiedevano, ok, questo è il nostro progetto, che non è solo quello dei 10 centesimi, lì è un'aggiunta a quello che era la piattaforma del Sinaggi. Noi abbiamo presentato il nostro progetto, lo unificheremo con le idee che hanno le altre sigle, e poi cosa facciamo? Perché sappiamo che non è che la FIE che ci, perché se noi chiedessimo aggiustiamo le virgole, non c'è bisogno di fare grandi iniziative. Ma siccome, come ho già detto ripetutamente, noi andiamo a chiedere tanti soldi, e il no da parte della FIE era nei nostri conti, il no iniziale. Allora, siccome sul progetto abbiamo trovato una quadra unitaria, anziché le iniziative farle da sole, le faremo unitariamente. Però per quello che riguarda i Sinaggi, ma credo che sia uguale per tutte le sigle, perché non può essere diversamente, come si fa a chiedere a un edicolante di fare un'azione, qualunque essa sia, se non conosce le cose? Allora, la prima cosa da fare è che bisogna farla subito. Noi oltretutto abbiamo i congressi in gennaio, febbraio, marzo. Noi nei nostri congressi non andremo a parlare della organizzazione Sinaggi, andremo a parlare sì di organizzazione, sì delle aree di distribuzione, sì di queste cose, ma andremo a parlare di contratto, di che cosa fare, di che iniziative mettere in piedi. Quindi i nostri congressi sono e saranno assemblee operative per raccontare alle persone quello che è detto a questo punto unitario, e non solo del Sinaggi, e dire alle persone che se vogliamo che quel progetto abbia la possibilità di vedere un risultato finale positivo, bisogna che noi costruiamo le nostre forze, le mettiamo assieme per dare segnali molto forti e molto decisi alla Federazione Editori. Quindi, intanto andare a spiegare le cose agli edicolanti personalmente, perché a me del web non me ne frega niente, mi serve come un elemento di amplificazione della cosa, ma con la gente bisogna andarci a parlare personalmente, perché bisogna che capiscano, perché bisogna che vedano e tocchino con mano di che cosa stiamo discutendo. Due, in quelle riunioni, assemblee, congressi, ognuno farà delle proposte di iniziativa, personalmente, e parlo a livello assolutamente personale, penso che noi dovremmo fare due ordini di iniziative. Uno di carattere generale, che comprende tutte le edicole contemporaneamente in tutta Italia, ma un'altra serie di iniziative devono essere mirate sul territorio, e quindi devono essere, per usare un modo un po' forzato di dire le cose, va bene qualche battaglia generale, qualche guerra generale, ma una buona parte delle iniziative dovranno essere di guerriglia, perché se una provincia è più in grado di un'altra di non dare gli inserti gratuiti, dico una sciocchezza tanto per capirci, se Canicattì è in grado di fare la guerra agli inserti e Borgonuovo no, a Canicattì si farà, Borgonuovo ci dirà che cosa gli riesce meglio fare e Borgonuovo farà quello. In aggiunta alle iniziative generali, voglio essere chiaro, queste non sostituiscono le iniziative generali. Però io non voglio anticipare oggi quale saranno. Io dico nessuna è esclusa. Nessuna è esclusa. Vanno costruite con gli edicolanti nelle riunioni, vanno spiegate, vanno fatte condividere, perché questa battaglia per noi è vitale. Perché se noi non portiamo a casa dei soldi, con l'editoria abbiamo chiuso. E questo è, lo sanno tutti, è inutile che giriamo attorno alle parole. Non voglio essere pessimista, però il fatturato della FIG, che in 10 anni è calato del 50%, ce ne siamo accorti, perché è calato agli edicolanti il fatturato del 50% dell'edicola. Se poi questi in più abbassano il prezzo di copertina, noi possiamo anche andare a chiedere un 2%, un 5%, un 10% in più, mi abbassano il prezzo di copertina, io la prendo nei denti, perché con il mio 10% non ho coperto nulla. Però il 10%, l'1% in aggiunta a una quota fissa, allora questo mi aiuta a stare aperto e a poter lavorare. Però queste cose, dico l'altro, se le capiscono, sono certo che ci aiuteranno a mettere in piedi queste iniziative. Il secondo livello è quello che tu dicevi, la politica. Allora, siamo in un momento
particolare.